Buon sabato a tutti, la posta di Marcello, sabato 20 giugno 2020. Leggiamo il primo messaggio di qualcuno che non si firma, mi scrive, per fortuna mi scrive l'oggetto, la posta di Marcello. Salve ingegnere Cerroni, ha mai sentito parlare della scuola professionale ELIS di Roma? Scrive, mi diplomerò tra circa un mese come perito industriale, vorrei cercare un'occupazione, ma nell'ambito pratico la mia scuola mi ha offerto poco. Quindi vorrei provare a frequentare questa scuola chiamata ELIS per imparare a lavorare. È una scuola che indirizza nel mondo del lavoro, infatti sono affiliati con molte aziende. Lei cosa ne pensa di questa scuola? Se non dovesse conoscerla, questo è il sito e mi scrive sotto il link, mi linka il sito www.elis.org, che anche voi vi invito ad andare a guardare volendo, grazie in anticipo. Allora, una piccola postilla, la posta di Marcello va benissimo, firmatevi, no? Non per altro, perché per una questione di rispetto per chi guarda, adesso non mi dovete scrivere l'IBAN, codice fiscale, partita IVA, data di nascita, segni particolari, segno zodiacale, no, ma scrivetemi il nome, ragazzi, non per altro, il nome. Tanto se mi scrivete nome e cognome, io ve lo oscuro il cognome. Non mi permetterei mai di mettervi, di sbandierarvi il cognome, quindi sappiatelo. Scrivetemi però il nome perché è una questione di, caro mio amico, tu devi, diciamo, affacciarti al mondo del lavoro, io ti consiglio sempre, scrivi il nome, non c'è bisogno del cognome, però il nome, perché altrimenti di chi sei, di chi stiamo parlando. Detto questo, sì, conosco abbastanza, ho sentito, non ho mai conosco Elis. Dunque, Elis devi sapere, dovete sapere che sta per educazione, lavoro, istruzione, sport. E diciamo, come la posso definire? Una realtà educativa è considerata no profit, però tutto quello che è no profit in Italia, non so per quale motivo, però vabbè, ad ogni modo, no, è una grandissima realtà educativa. Il suo intento è quello di, diciamo, di mettere al centro dei progetti la persona, l'individuo, e ovviamente la sua attività professionale, l'occupazione, quindi si occupa di, l'avete capito, di istruzione e di formazione. Solitamente è riservata a un pubblico giovane, come è lo studente. Qua sta, dicevo, lui qui scrive che si sta per diplomare come perito industriale, quindi è giovanissimo. Ha come intento quello di formare, se non mi sbaglio, alla fine degli anni 80, quindi forse inizia anni 90, non me lo ricordo. E diventa non è una, diciamo, tu hai scritto una scuola, sì, una scuola professionale, è un vero e proprio consorzio. Infatti questa sigla ELIS l'avete sicuramente vista diciamo, in molti annunci di lavoro. È un consorzio, in pratica, al quale aderiscono, credo, insomma, tantissime, imprese, grandi imprese, ed è per questo che può essere, diciamo, ottimo, e lo consiglio, diciamo, iscriversi, comunque partecipare a questi corsi di formazione varie. C'è ingegneria, c'è anche per periti industriali, diciamo, ci sono tanti ambiti. Andatevelo a guardare, ELIS non mi dà nulla per dire questo, andatevi a guardare il sito, se riuscite a capire qualcosa, andate a guardare il sito, ma è abbastanza chiaro, e approfondite, no? Ci sono vari ambiti, diciamo, apprendimento, sviluppo della persona, e ripeto, c'è il vantaggio che è collegata a questo consorzio, aderiscono, diciamo, i cosiddetti consorziati. Sono tra le altre, ci sono tantissime aziende, grandi imprese. Sottolineo tra l'altro che, oltre che gli affiliati, oltre che le imprese, sono anche delle, diciamo, direi, gloriosissime, famosissime università private, e non. C'è il Politecnico di Milano, ma anche la Bocconi di Milano e la LUISS di Roma, e anche altre, credo. Quello che non so, sinceramente, non conosco, è il discorso costi, che dovrebbe essere inizialmente l'iscrizione gratuita, però poi tutto gratuito non lo è. Quindi
Quindi informatevi bene sui costi. Certo, potrebbe essere senz'altro un buon investimento se reputate che possa essere, diciamo, credo che per certi versi lo sia, un buon viatico, insomma, un modo per introdursi, diciamo, più facilmente nel mondo del lavoro. La posta, secondo messaggio, seconda mail, qua vedo scritto, per fortuna, ingegnere, scritto bene, ingegnere junior, det.conan, che non so cosa stia a indicare, gentile ingegnere Cerroni, potrebbe dirmi cortesemente quali sono le differenze fra un ingegnere che ha solo la laurea triennale, tra parentesi mi scrive ingegnere junior, come credo fosse chiamato qualche tempo fa, e un ingegnere con specialistica o è uno che ha superato anche l'esame di abilitazione? Io vorrei fermarmi dopo aver preso la triennale, perciò quali sarebbero le cose che potrei e non potrei fare rispetto alle altre due figure sopra citate? Porgendole sentiti complimenti e ringraziamenti per i suoi video. Distinti. Saluti. Allora, anche qui. Firmatevi, avete un nome di battesimo, caspita, firmatevi, vi prego. Allora, abbiamo già parlato della tua domanda l'abbiamo già affrontata più di una volta. Qua in realtà ci sono tre categorie da affrontare: l'ingegnere junior, l'ingegnere cosiddetto quinquennale, quindi quello che ha la laurea magistrale, e il vero e proprio ingegnere, quello che ha sostenuto l'esame di Stato e quindi l'abilitazione alla professione di ingegnere. Allora, le differenze. Dunque, io ti dico subito una cosa: non c'è molta differenza. Dunque, tu parli di quello che tu potresti fare e quello che non potresti fare. Non c'è tantissima differenza, eh? Cioè, nel senso, io ho avuto la possibilità di conoscere, ho conosciuto ingegneri junior che assolutamente poi hanno avviato la propria carriera lavorativa perfettamente. Non c'è questa grande differenza. Sì, magari diciamo, la differenza dovrebbe essere soprattutto nelle specializzazioni che uno ha. È evidente, e l'ho già detto tante volte, quando uno ovviamente fa i tre sostiene e passa i 3 anni di triennale e si fa i 2 anni di specialisti, è una specializzazione specialistica e quindi dovrebbe essere più specializzato. E poi le aziende tendono comunque a richiedere di più ingegneri quinquennali, questo è evidente, no? Io l'ho già detto una volta, un professore parlava che era contro la riforma, credo che fosse la riforma Moratti, li definiva periti, ingegneri junior. Comunque sia, ad ogni modo, è una questione di specializzazione, quindi certo, diciamo, per quanto riguarda il lavoro, le richieste sono più per ingegneri che hanno ovviamente più specializzazioni tu hai con appunto un ingegnere quinquennale o eventuali master, è chiaro che hai più possibilità. Diverso è il caso del discorso dell'esame di Stato, dell'esame di abilitazione. Perché dico questo? Perché voi sapete benissimo che se, l'ho già parlato una volta e lo ripeto velocemente, se uno ha intenzione nella sua vita, ha come intenzione quella di essere dipendente a vita, insomma, di farsi assumere, non è obbligatorio e necessario immediatamente avere l'esame di abilitazione. Se uno invece ha intenzione di aprirsi una partita IVA e quindi andare a buttarsi in questo momento, francamente, io non lo consiglierei. Il mondo della libera professione, comunque deve firmare progetti, insomma, deve fare l'ingegnere cosiddetto, tra le altre cose, libero professionista, comunque ha intenzione di, non so, come già detto altre volte, iscriversi a qualche albo, all'albo dei periti del tribunale, fare il perito di parte, insomma, quello che è chiaro che deve essere, nel caso del tribunale, per esempio, dovrebbe essere 5 anni di iscrizione all'albo, cioè l'iscrizione all'albo di ingegneri, uno è un ingegnere a tutti gli effetti, e quindi è ancora diversa la questione. Però, diciamo, mentre il discorso dell'ingegnere junior e laurea specialistica è diverso, perché lì ci sono proprio più, diciamo, l'ingegnere di 5 anni ha ovviamente, per ovvi motivi, maggiori competenze, è chiaro che nel caso dell'abilitazione, e lì è una cosa che dovrebbe essere conseguita da tutti se uno vuole, diciamo, prendere in considerazione più possibilità. Questo è il discorso, caro amico Conan, come un cartone animato dagli anni 80, non ricordo, e spero di esserti stato di aiuto. Buongiorno, Gene Cerroni, sono Alberto, finalmente ci fermiamo, un ragazzo di Asti, iscritto al primo anno di Ingegneria Civile, al Politecnico di Torino. Le volevo chiedere se effettivamente il Politecnico di Milano
è migliore dell'Ateneo Torinese? Ah, ok, non capivo. Oppure è solo una nomea che ha assunto negli anni? Inoltre, io sono un diplomato geometra e di conseguenza pensavo che facendo una facoltà che si avvicina molto al mio percorso di studi precedenti mi sarei trovato agevolato. Tuttavia, il primo anno, essendo uguale per tutti, ha praticamente solo materie di carattere generale, non relative al corso, e ovviamente non avendole mai fatte, prima mi sto riscontrando non poche difficoltà, a differenza dei miei compagni dello scientifico. La mia domanda è quindi relativa al fatto se ha senso fare un tecnico per poi essere agevolati dal secondo anno in poi dell'università, o è meglio fare lo scientifico e trovarsi meglio il primo. Un'ultima cosa, visto che in generale sento sempre poco parlare di civili, che opportunità di lavoro ci sono per questa figura in un paese che ormai spende sempre meno in infrastrutture? Allora, caro amico Alberto, ti ringrazio intanto per esserti firmato. Allora, varie domande. La prima, dunque, sulla prima penso che ritengo che tu sia abbastanza fuori strada. Un tempo, devi sapere, un tempo, prima degli anni 60, c'erano vari tipi di... c'erano l'istruzione di terza fascia, che erano le professionali, di seconda fascia che erano gli studi tecnici e quelli di prima fascia che erano liceo classico e liceo scientifico. Qualcuno ultimamente mi ha detto: ma come ti permetti a... c'era questa distinzione e solamente quelli che addirittura all'inizio, come scriveva Silvia la settimana scorsa, che si è avuto caramente, diciamo, il liceo era quello che permetteva poi di andare all'università e formava sia liceo classico che liceo scientifico. Adesso, no? Sulla spinta del 68 si è arrivati a uniformare un po' tutto. In realtà, caro amico Alberto, un tempo se uno sceglieva i ragionieri, se uno sceglieva i geometri, perché doveva fare geometra? Che cavolo uno fa il geometri per poi andare a scriversi a ingegneria? No, vabbè, può farlo ovviamente, mica deve farlo perché ha diritto a un'istruzione. Però non si deve stupire, non si deve stupire. È evidente se poi quello che fa i primi anni, tu dici il secondo anno, no, te lo dico subito, tu per 3 anni ti farai due palle così con ingegneria, te lo dico subito, col geometra non c'entra proprio niente. Quindi sarebbe opportuno, no? Dato che i nostri genitori vogliono che noi andiamo allo scientifico, che si andasse allo scientifico al classico, perché comunque un liceo, quando uno frequenta un liceo si presume che dopo poi vada all'università. Certo. Se uno fa un classico è perché magari sceglie l'università di indirizzo classico. Se uno, un tempo veramente anche io ho un papà che ha fatto il classico e poi si è iscritto alla facoltà di ingegneria. Io sinceramente ti dico che tranquillamente tu che hai fatto i geometri, hai fatto benissimo a scegliere ingegneria, però poi evidentemente trovi difficoltà perché, ma anche se uno fa le industriali, fa i ragionieri, poi a ingegneria trovano difficoltà anche i ragazzi del liceo. Sì, evidentemente tu avrai conosciuto qualche collega che ha fatto il liceo scientifico e si trova leggermente più avanti al primo anno, ma sei sicuro che poi andando avanti anche lui andrà a finire nelle secche di ingegneria? Dunque, riguardo quello che dici tu, sono d'accordo, in un paese che ormai spende sempre meno in infrastrutture, ma è il paese, lasciamo stare il discorso sul paese. Il paese magari spende infrastruttura, ma spende male, cioè non spende bene. Tu mi parli di ingegneria civile. Intanto c'è una grande differenza tra la laurea in ingegneria e di architettura e ingegneria civile. L'ingegneria civile, e tu hai fatto bene a scegliere quel tipo di branca, quel tipo di settore, visto che di canale, visto che tu hai fatto geometri. Diciamo, l'ingegneria civile può avere al termine non è facile conseguire la laurea in ingegneria civile, una maggiore preparazione in vari settori. Intanto, come fa anche il geometra, ma ovviamente l'ingegneria civile ha ben altre mansioni e ben altre competenze, l'ingegneria civile, per esempio, lavora in uffici tecnici, studi tecnici di enti pubblici, amministrazioni locali, non so, società autostrade, mi viene in mente, ferrovie dello Stato, quindi enti pubblici dello Stato, aziende pubbliche, ma anche può lavorare nel privato, l'ingegnere civile, soprattutto ovviamente, e questo in realtà rientra anche in quello che può fare l'ingegnere edile, colui che si è laureato in ingegneria di architettura.
essere il classico ingegnere di cantiere quello con caschetto, intendi, no? Caschetto giallo, caschetto rosso, che in pratica ingegnere civile, ad esempio, lavora in imprese di costruzioni, può lavorare in cantiere, oppure ovviamente qualora tu volessi realizzare, quindi occuparti di progettare, analizzare edifici, infrastrutture, come tu parli, ponti, strade, è chiaro che allora puoi intraprendere anche la libera professione, è più difficile soprattutto in questo momento, giustamente come dici tu, devi conseguire ovviamente l'esame, devi conseguire l'abilitazione alla professione, quindi devi fare anche l'esame di Stato. Dunque quello che ti dico, io voglio essere franco con te e molto sincero, quel ramo di ingegneria lì in questo momento è bello bello intasato, sia ingegneria di architettura che ingegneria civile. Non ti nascondo che non è facile, no, il lavoro lo trovi, però ecco, magari non quello che a cui aspiri tu. In questo momento le imprese di costruzione, le imprese edili, comunque quello, tutto quello che riguarda la realizzazione, la progettazione di edifici, infrastrutture come parli tu, è in questo momento un po', diciamo, da considerare, non dico in difficoltà, però comunque... Per un ingegnere civile, la tua domanda è, diciamo, assolutamente calzante, è quello che ti posso dire, però, di tanto di tenere duro, continuare se solo all'inizio, e sperando che tu possa trovare, possa appassionarti nello studio, poi vedrai che comunque al termine avrai la possibilità di essere assunto in aziende adatte appunto a quello che alle tue competenze. Concludo oggi con questa mail di ringraziamento di Niccolò, di cui ovviamente oscuro il cognome, avete visto, non metto il cognome, dovuto ai ringraziamenti all'oggetto, salve ingegnere, scrivo questa mail nella speranza che prima o poi la legga, per ringraziarla di cuore per ciò che le sto per raccontare. Studio ingegneria nautica, ne abbiamo anche parlato tra l'altro qui nella posta, all'Università di Genova, e purtroppo ho avuto sia di analisi 1 che di analisi 2 un prof molto preparato, chissà chi sarà, è pretenzioso ma criptico nelle spiegazioni al limite dell'incomprensibile, tanto che i suoi corsi sono solitamente seguiti da meno di 10 studenti. Dovendo dunque arrangiarmi da solo, tra virgolette, dopo essere stato bocciato ad analisi 1 per ben 2 volte, mi sono armato di pazienza e ho seguito tutti i suoi video in merito, seguendo i suoi trucchi con attenzione e le sue spiegazioni sia teoriche che degli esercizi. Sono stato promosso con 27 trentesimi. Oggi, giovedì 19 giugno 2020, all'appello online con domande a tempo che richiedevano un'alta velocità di esecuzione di analisi 2 su 75 candidati, l'unico promosso sono stato io, suo studente. Le forti basi sia teoriche, tra parentesi, che pur essendo tali sono sempre spiegate con la concretezza e la praticità tipiche di un ingegnere, che pratiche di analisi matematica mi hanno permesso di poter prendere voti molto alti anche degli esami di geometria, dei galleggianti e di statica della nave. Non posso che essere e restarle per sempre grato, e sarà un grande esempio per me, sempre educato, professionale. Grazie infinitamente per tutto ciò che ha fatto e per avermi regalato questo piccolo grande momento di felicità. Caro Niccolò, vedi che ti ho letto abbastanza subito, ti ho messo davanti ad altri perché mi sento orgoglioso di quello che tu scrivi. Hai visto, ho letto la tua mail, volevo farla leggere a tanti e anche altri magari di altri canali che, sapete, ultimamente mi è capitato di vedere su Facebook delle classifiche di migliori canali. Adesso vedete ragazzi, voglio dire questo, queste mail ragazzi per me sono un rimborso, cioè sono un premio, perché questo premiano il mio lavoro. Il mio lavoro nei vostri confronti, quello che tu scrivi, caro amico di Genova, Niccolò, è veramente un orgoglio per me. Intanto, diciamo che il merito è tuo perché hai seguito i miei, mi fa piacere quando dici sono un suo studente, questo mi fa molto piacere perché mi fa piacere che abbia capito proprio l'intento che c'è in quello che faccio io. Vedete ragazzi, questo deve essere... Non è importante essere... L'intento del mio canale didattico è proprio questo. Cioè se una pazienza e si mette lì lavorando, faticando, seguendo ovviamente uno dopo l'altro, perché è chiaro che ci sono canali
che fanno della sintesi, della bellezza anche, no? Dei video, dell'originalità. Ed è per questo che probabilmente, anzi, vabbè, a parte essere nati prima, ma no? Addirittura da qualcuno mi è stato anche rimproverato il fatto che i miei video sono troppo lunghi, ci sono troppi argomenti. Ma ragazzi, ma abbiate pazienza, dovete capire questo. Qui non stiamo parlando di un video per influencer, avete capito? Cioè, per avere questi risultati, ragazzi, nella vita e agli esami, uno non può fare un video di 10 minuti su un argomento. Non è possibile, cioè, sì, lo puoi fare come, no? Come pistolotto finale dell'argomento, come ripasso, cioè ti dico, guarda, allora questo è questo. Ma se vogliamo essere seri, siamo seri, ragazzi. Migliori del mio, di canali, di fisica, di matematica, ce ne sono 10. 10 per uno, 10 per l'altro. Non mette in dubbio. Però l'originalità, non lo dico perché è il mio canale, di questo canale, che è unico in sé, è che questo è l'unico canale, permettetemi, nel mondo, dove io vado e mi posso permettere di prepararmi un esame di analisi matematica o di fisica o di analisi 2, forse anche geometria e algebra, guardando i video solamente miei. Ragazzi, non ci sono santi, eh? E la differenza sta qua. Cioè, se voi volete passare senza pagare nessuna ripetizione, senza pagare le lezioni private, senza anche seguire il corso universitario di analisi a ingegneria, matematica e fisica, guardate i miei video e vi garantisco che all'esame vi presentate preparati. Poi magari non lo passate all'esame, ma gli altri canali no. Con gli altri canali no. Poi, detto questo, gli altri canali, dal primo canale, e sappiamo di che canale stiamo parlando, dal primo all'ultimo, sono migliori dei miei. Perché, allora, i protagonisti che fanno quei canali sono più belli di me, sono più grassi di me, sono più magri di me, sono più giovani di me, sono più alla moda di me, si vestono meglio di me, la grafica è meglio del mio canale, i tagli sono meglio del mio canale, le idee sono sintetizzate meglio del mio canale, tutto, quello che volete, tutto. Sono d'accordo, non è ironia la mia, è vero. Come continuano a scrivere sempre, no? Tantissimi. No, ci sono queste mail, poi mi fanno donazioni, mi inviano regali, e questo per me è un grande orgoglio. Poi audio che fa cagare, passatemi la parola, del mio canale, i video fanno schifo, tutto quello che volete, ma è un'altra impostazione. Io faccio parte di un'altra generazione, no? Sono youtuber di vecchia generazione, va bene? Quindi questo è il discorso, dovete capirlo questo. Ma io sono sicuro che la maggior parte di quelli che seguono il mio canale l'hanno capito. Chi non l'ha capito, o è perché è tonto, o perché sono tonti, o perché fanno finta di non capire, o perché vogliono creare questi dissing con altri canali. Non ci sono dissing. L'ho sempre detto. Me l'hanno anche scritto in privato. Ma quello ha... Non gli arrivi nemmeno alle scarpe. Io non devo arrivare alle scarpe di nessuno, ragazzi. Non devo arrivare alle scarpe di nessuno. Non arrivo nemmeno, non è che lo guardo, se volete. Gli altri non li guardo nemmeno. Quello che io voglio, il mio intento, il mio scopo è un altro. Molto più alto. È diverso il mio canale. È diverso. Infatti, no? È molto diverso. Questo dovete capire. E per concludere, caro amico Nicolò, questo lo volevo dire perché... deve essere chiaro questo discorso, che io non faccio guerra con nessuno, non faccio gare con nessuno, non è una gara, non si può paragonare. Cioè, come paragonare un giocatore di calcio a un giocatore di pallavolo? Sono cose diverse, cioè sono sport diversi, stiamo parlando di sport diversi. Io vengo da un'altra cultura, vengo da un'altra preparazione, vengo da un'altra abitudine. Per me studiare è un'altra cosa, studiare è fare video così, non è fare video di 10 minuti, non lo è. I video di 10 minuti sono video divulgativi fantastici, di grandissima qualità, di tutto, spiegati benissimo, con una sintesi che io probabilmente non avrei. Cioè io non riuscirei, perché, vi spiego, la matematica, alcuni argomenti tu non li puoi sintetizzare in 10 minuti. Sì, li puoi dividere, però non li puoi sintetizzare.
non li puoi. Nonostante questo, c'è chi, e sapete di chi sto parlando, riesce a renderli, è unico in questo, no? L'unicità è unica in quello. Sta di fatto che però, no? Sta di fatto che però, e questo docenti che sono all'ascolto me lo potranno confermare, non si può spiegare un argomento in 10 minuti. Lo puoi rinfrescare. Lo puoi rinfrescare. Questo lo dice uno che nasce con l'insegnamento nel sangue. Questo sono io. Ce l'ho. E ci tengo tanto. Quel tasto è un tasto dolente. Alla persona le cose le devi ripetere. Ripete, ripete. E quella persona poi, è una cosa importante, che questo dovete saperlo. Per chi vuole fare l'insegnante in futuro. Per chi ha questa dote. Ricordatevi una cosa. E questo... me l'ha insegnato mia nonna. Mia nonna, ripetere sempre le cose. Devi ripeterle allo sfinimento le cose. Devi ripetere a chi ti ascolta le cose. Devi ripeterle. Devi ripetere. Sempre come un disco rotto, devi ripeterle. Perché sentendole le impari. E non solo. Quando guardate qualcuno, imparate, rubateli. Rubate da quel qualcuno le cose. E sono sicuro che lui da me, quando mi dice i suoi trucchi con attenzione, lui rubava da me le cose. Le ha rubate. E poi ha ottenuto però i risultati. Ed è un grande vanto. Ma questo l'ha capito lui. E quindi il merito è suo, che ha rubato da me le cose. E l'intento è quello. L'intento dell'insegnamento è quello. Perché poi uno, quando ruba le cose e ha sentito più volte ripetere le cose, se le ha fatte, poi dopo uno migliora. Poi lui diventa anche più bravo di me. Perché non devo essere più bravo di lui. Io devo insegnarti quello. Questo è lo scopo. Non so se mi sono spiegato. Non so se mi sono spiegato. E spero di essere stato chiaro una volta per tutte. Questo è. Cari ragazzi, anche questo sabato siamo arrivati alla fine di questo appuntamento della posta. Continuate a scrivermi mail così, speriamo, vuol dire che andate alla grande, ma siete in tanti che me lo scrivete, io questo lo so. Se vi piace questo canale, iscrivetevi qua, no? Qua alla mia sinistra, vedete che c'è quella miniatura lì, quel simboletto, cliccate lì, iscrivetevi. A sabato prossimo. Ciao, un abbraccio.